Siamo partiti, tappa numero 7. Oggi la distanza più lunga, in quanto abbiamo oltre 80 km e tipo 350 di dislivello. Comunque tutti praticamente piatti. Fatto una bella colazione, che è sempre molto importante. Una cosa, non abbiamo fatto acqua, quindi probabilmente ci fermeremo dopo non molto per fare acqua. Oggi appunto abbiamo un botto di strada, però poi domani saremo fermi perché arriviamo a Porto con oggi. Alessia sente un rumorino sulla bici stamattina, ovviamente questo la fa sbarellare totalmente, preoccupatissima. Cosa vuol dire? Andrà ancora più piano? Un po' di grave subito stamattina. Tra l'altro penso sia la prima mattina che partiamo senza K-Way perché c'è il sole, quindi dai, si sta benone. Positivo, sapete benissimo che le cose che mi preoccupano non sono queste. Alla settima tappa, dopo ripetuti gli insegnamenti, pare che Alessia Taddei abbia capito che stare a ruota le conviene piuttosto che starmi a costanti 15 metri dietro, e questo secondo me ci consentirà di aumentare il ritmo facendo la stessa fatica, quindi molto positivo. Praticamente, boh, non so se sia il deposito delle pale eoliche o la fabbrica, non lo so, ha messo del filo spinato perché hanno paura che le rubino. Sono facili da portare via, immense viste da vicino, veramente giganti. Non stiamo facendo una strada molto carina, in quanto è abbastanza trafficata, ma ok, cioè ci sta a fare anche dei pezzi così ogni tanto, sono direi inevitabili. Da dove stiamo andando può essere che dobbiamo prendere di nuovo una barchetta. C'è molta scusa da freskin, odore, non so come definirlo, però è tutto molto carino, le barchette. Alessia è arrabbiata, anche se ha imparato a stare a ruota, che questo le aiuterà molto. Siamo fermi ad aspettare un traghetto che non sappiamo se e quando e come arriverà, e non sappiamo neanche come prendere. Non benissimo. Allora, ho visto che praticamente come orari c'è un 10:15, un 12 quello dopo. Adesso sono le 10:30, quindi vuol dire che abbiamo un'ora e mezza da attendere qui. Niente, ovviamente non avendo alternative stiamo tornando indietro per fermarci in un bar e attendere il traghetto. Alternative non ne avevamo, quella di fare il giro abbiamo visto era una possibilità con 15 km in più, ma le strade erano tipo, cioè, superstrade, strade statali, quindi assolutamente meglio evitare. Attendiamo anche perché comunque, cioè, abbiamo un'ora e mezza da attendere, guadagnavamo mezz'ora facendo il giro con tutta la fatica in più, e meglio di no insomma. Dopo questa sosta forzata in cui perderemo circa 2 ore, avremo altri 66 km, 67 da fare. Io prevedo di arrivare verso le 18:30 a Porto, proprio a destinazione nell'hotel. Lo so che è lunga, amore mio, però cosa vuoi farci, è andata così oggi. Anche questo è parte di questo viaggio. E mentre siamo fermi in un baretto, adesso è un po' così stamattina. È brutto e cattivo questo qua, non guardate i suoi video, è cattivo. Non si rimerita le nostre video. Stiamo tornando al ferry, speriamo che effettivamente esista, ci sia, se no è cacca vera. Lì quella barchetta prima non c'era, e questo è un ottimo segno. Mi piacerebbe ci fosse un ometto che mi dice per le bici. One way? Two? Yes. Two persons, one way? Sì. Io e l'amore mio finalmente sul traghetto. L'amore mio è super attiva. Ci abbiamo fatto a salire, io ero un po'. C'era un zio che non riusciva a pagare, poi mi ha mandato in crash il sistema. Era al telefono con la moglie che gli chiedeva il codice della carta. Zio, hai 50 anni, come fai a essere preso così? Io non lo so. Abbiamo pagato direttamente da quello che controllava i biglietti entrando. Non avevo mai preso traghetti in bici prima di sto viaggio, ovviamente. Io andrei anche dritto. Dopo circa 2 ore siamo ripartiti, tra attesa del traghetto, pipì dell'amore mio, siamo ripartiti. Adesso andiamo via diretti come missili, anche perché lei si è mente imparato a stare a ruota. Questo non ha capito qual è la direzione di marcia, ma non importa, lo vedo molto sereno. Una spiaggetta così molto a caso, e posso dire acqua calma, che qui è un miraggio. Stiamo procedendo benissimo sto tratto, adesso piccola fermatina, crema e acqua, e poi si riparte, ma
stiamo tenendo i 22-23 di media, che è da Dio, cioè il mio obiettivo era 20. In sto tratto ci sono un botto di pescatori, ma tipo tantissimi, ed è l'unica parte in cui c'è l'acqua calma, ma perché siamo in una laguna. Abbiamo appena superato un ciclista, è la prima volta che ci capita. Era in mountain bike, sì, pesava 120 kg, sì, ma comunque è una soddisfazione. Tenete anche conto che ieri ci ha superato uno a piedi, quindi grandi miglioramenti. Abbiamo un forte vento contro, mannaggia, questo sicuramente non ci aiuta, anzi ci penalizza parecchio. Sento musica di festa, gli altoparlanti, ma sono cretini, ma perché? Tutta una festa qua. Vento di merda, vaffanculo Eolo. Eolo, mi stai sui coglioni. Cavallo, non mi ha cagato. Ho provato a dirgli ciao nella sua lingua io, ma non mi ha sentito. Non so se si vede il vento sugli alberi, cosa spinge il bastardo. Forse a favore saremmo già arrivati. Faccia di culo di un Eolo di merda, ti odio Eolo. Abbiamo cambiato strada, abbiamo smesso di essere su quella statale. Pista ciclabile, fa molto mare, ma dai, si procede. Mancano circa 40 km, quindi siamo a metà percorso. L'ultima ora, l'ultimo pezzo, siamo andati a Dio, perché cioè io guardavo la velocità, eravamo sempre sopra i 20 orari. So che è poco, ma come sempre il disclaimer è che Alessia non è mai andata via in bici, ed avevamo pure un vento contro che era fortissimo. A breve facciamo una sostina, anche perché dobbiamo mangiare qualcosa. Oggi è lunga e non voglio prendermi senza calorie da bruciare. Pausa di storo, l'unica cosa salata che hanno, patatine, cucchino, acqua grande e via. Siamo a metà, forse poco più di metà a dire il vero. Stiamo procedendo bene. Oggi Alessia è chiurato in forma, ha imparato a stare a ruota. 21-22 in piana spingiamo, quindi molto bene. C'è un vento che mi sta veramente sui coglioni, Eolo di merda, continuo a dirlo, ma vabbè, niente ci facciamo, quindi spingiamo anche contro vento. Non pare tu ti stia divertendo oggi. Perché? C'è il vento, ma lei è il culo. Tu mi hai fatto arrabbiare. Qui sta solo questa roba qua. Vorrei dire ai portoghesi, questo pane con chorizo, mettete una fetta del formaggio. All'appa. Ci siamo presi anche un cornetto, su suggerimento dell'amore mio, che ha detto che ci serviva dal punto di vista tecnico per recuperare. Siamo ripartiti da poco, a livello vento siamo come prima se non peggio, quindi male. Ma che carino il ponte! Siamo sulla pista ciclabile che affianca sta strada, dove non c'è nessuno, ma comunque è più sicuro fare la pista, anche se è un po' dissestata, cioè non riusciamo a fare la velocità che facciamo in strada, insomma. Comunque paesaggio carino, questo sarebbe un tratto di discesa, ma grazie al vento praticamente dobbiamo pedalare anche qua. Prima realizzavo che stasera avremmo fatto Lisbona Porto, che è già tanta roba, cioè praticamente attraversato tutto il paese, quindi molto bene. Hai visto amore, starmi a ruota ha dei pro e dei contro. I pro è che fai meno fatica, il contro è che ogni tanto arriva una folata di aria sospetta. Ci sono queste barche che ho visto anche in acqua, che secondo me è tipo la loro imbarcazione tipica da pesca. Me la sto un po' inventando sta info, ma secondo me è abbastanza corretta. Siamo in discesa, dovrebbe andare da sotto la bici, invece stiamo pedalando. Eolo di merda, Eolo testa di culo, vaffanculo Eolo. Un alfetto amore. Stiamo facendo un percorso molto caratteristico. Occhio a non cadere amore, che finisci in acqua. Ciao, siamo qui in mezzo alla natura, questa è la laguna del Portogallo. Possiamo trovare diversa fauna, tra cui libellule, api, mosche, cacche. Ci sono anche alcune paperelle. Ci mancano solamente 25-26 km. Davvero? Sì, è che abbiamo fatto strada adesso, eh. Che top. Si vede che hanno messo dei rattoppi. Mi attacca, ti parte Peter. Dovremmo essere tipo dove vengono al mare gli abitanti di Porto. Me la sono inventata anche questa, ma secondo me non è tanto sbagliato. Io non vedo la strada che noi dobbiamo fare. Ah sì, siamo a lungomare amore,
c'è il divieto palese di biciclette. Quella mi pare un divieto di biciclette, ma via via piano. No, spero non ci sia sabbione io più che altro. Direi che non siamo gli unici qua in bici, quindi mi sento già un po' meno in colpa. Qui c'è anche una chiesetta. Carino, dai, carino. I bagni pubblici, si vedono direttamente le persone che fanno la pipì. E per oggi l'amore mio al mare l'abbiamo portata. Qui vedo un ottimo campo, un veramente ottimo campo, ed è un'opportunità che non mi lascio sfuggire. Stai qua? Neanche male come vista per fare la pipì. Olla! Adesso sì che sto bene. Possiamo dire che le caramelle fini qua stanno diventando il nostro integratore ufficiale. Appena finisce sta stand by, si è ripresa. Che quelle del negozietto erano un po' più buone e secondo me le Haribo sono più buone, però sono buone. Dovrebbe essere stata l'ultima mini sosta prima del nostro arrivo. Tira sempre un vento della Madonna. Fanno appunto. Il Naviga ci faceva andare per una strada che era chiusa perché c'è un passaggio a livello da attraversare, ma ci era totalmente impossibile in quanto proprio era tutto sbarrato, c'era le recinzioni. Quindi adesso stiamo capendo per dove minchia dobbiamo andare. Pare si sia orientato il signor Garmin. Sì, mi sa che ci fa fare il ponte a mano. C'è l'ascensore. Andiamo per l'ascensore, amore. Chissà che si esca da davanti. Ancora in riva al mare, questo ultimo tratto molto turistico, diciamo, anche se qualche passaggio è stato un po' non troppo agevole, diciamo. Quel posto di San Martino, ristorante, pizzeria, gelateria, pieno di bandiere italiane, mi sembra proprio un bel trappolone. Allora, amore, per tornare a casa abbiamo 4 salite per tornare, per andare a casa. La prima puoi farla tranquillamente. La seconda è già più ostica, tipo 800 metri, poi c'è un tratto facile che puoi fare in bici. La terza sono 700 metri, ma è difficile, quindi tutta a piedi, via. La quarta c'è un pezzo in mezzo difficile, quindi anche questa la farei a piedi, ma sono 800 metri, quindi facile. Facciamo una bella multina. Siamo sulla prima salitina. Ne abbiamo 4 in totale. La prima sta andando via facile, direi molto facile. Alessia dice di no, ma se sale che è qua con me, vuol dire che c'è. E nulla, fatte ste salitine di merda, siamo arrivati. Sarebbe strano non fossi stanca, eh. Ma benissimo, sei stata brava. C'è solo quest'ultimo pezzo che sapevamo era bastardo e stronzo. Andare a casa. Adesso andiamo. No, a casa mia. Sì? A Granello o a Milano? Milano. Siamo a un buon livello di disperazione. Mancano 3 km, 3 km e mezzo. Non lo sappiamo bene perché siamo fuori dalla traccia, perché c'era una deviazione che non potevamo passare. Ma il problema è che sono finite le energie. Bello, un parcheggiatore abusivo portoghese. 5 euro a piacere. Facciamo a piedi, amo? Eh? Sì o no? Molto carino. Ma perché non sale più in bici quella? È piano barra in discesa. Dove minchia è? Oh, è salita. C'è niente? Una mazza, non neanche una bottiglia. Perché? Siamo arrivati ufficialmente a Porto, tappa veramente veramente difficile. L'amore mio si è fatta 83 km e mezzo con almeno 3-400 di dislivello. Cosa dici? Sono male le chiappe. Vai a lavarti che poi ti riposi. Cosa vuoi che vado a prenderti? Allora, vorrei per favore tipo una ciappa di pane. Prendo. Tipo un pane, non lo so, un panino.